All'interno della zecca noi abbiamo diverse tipologie di produzione, quindi notoriamente zecca produce tutta la monetazione, per la monetazione ordinaria, e poi c'è tutta la parte numismatica, quindi la monetazione speciale, quella da collezione ovviamente, e tutte medaglie, targhe e oggetti d'arte che vengono venduti sul nostro sito e vengono anche inviati all'estero per partecipare ad alcuni concorsi. Siamo all'interno dello studio incisione. All'interno dello studio incisione, ogni anno, ormai da quasi 100 anni, partono tutti i temi che vengono sottoposti al Comitato Tecnico Artistico e successivamente i bozzetti. La zecca ha pensato di onorare il personaggio di Ennio Morricone. È stato chiesto alla famiglia una fotografia che potesse essere riprodotta sulla moneta. La famiglia ha mandato questa che conosciamo abbastanza tutti. Una volta realizzato il gesso dello studio di incisione, il gesso viene inserito all'interno dello scanner. Si avvia la fase di scannerizzazione, la macchina praticamente acquisisce il disegno, le forme, le altezze del modellato e trasferisce tutto quanto in formato file su un software dedicato per la realizzazione di quello che sarà la fase successiva, ovvero il cutting file. Siamo nella zona in cui noi realizziamo, inizia la vita del conio, quindi abbiamo visto come nasce un'idea, come nasce un bozzetto, come nasce un gesso, la fase di scansione del gesso, quindi la creazione di un file, per arrivare logicamente a realizzare un cutting file. Cos'è un cutting file? È un qualcosa che noi oggi mandiamo ad una macchina per incidere sul metallo quella che era la nostra idea iniziale. È chiaro che questa fase prevede più step, questa è la parte iniziale, quindi inizia la vita del conio. Adesso vi facciamo vedere quali sono tutte le fasi di preparazione del conio, quindi adesso siamo arrivati già alla realizzazione del conio, prima di andare in macchina. Ci sono alcune fasi che prevedono la lucidatura, la cromatura e la sabbiatura, dipende dalla finitura che noi dobbiamo dare alla moneta, quindi un fior di conio sarà un attimino un po' più opaco rispetto ad un proof che ha una base, la moneta parlo logicamente, che ha una base lucida e il modellato sabbiato. Stiamo entrando all'interno della produzione della monetazione speciale. Qua è tutta la preparazione del tondello, quindi dalla varia da creazione del tondello, quindi laminazione, tranciatura, orlettatura, lavaggio e successivamente coniazione. Questa è una lamina d'argento che abbiamo laminato portandolo a spessore, quindi lo spessore finale che dovrà avere la moneta, e adesso la dobbiamo tranciare per creare il tondello. All'interno del confezionamento monetario. Nello specifico, questa è una macchina che assembla le nostre serie, questa sarà la serie 2021 con gli 8 pezzi. Come avete potuto notare, il nostro mondo parte dalla creazione del bello, quindi dalla realizzazione di un disegno, dalla realizzazione anche del poter raccontare un sentimento, una storia, fino ad arrivare ad un mondo industriale.
questo è il prodotto. Praticamente alla fine noi abbiamo la creazione di una mattonella da 10 rotolini che viene fatta praticamente sigillata in questo forno. La mattonella viene pesata perché noi le contiamo le monete in fase di creazione del rotolino. Una volta fatta la mattonella viene pesata. Se la mattonella non ha il peso adeguato, significa che non ci sono tutte le monete all'interno, il prodotto viene scartato. Se non viene scartato, passa avanti, dove si mette una etichetta identificativa del prodotto e poi c'è un robot che in automatico crea la tasca che poi noi mandiamo al mercato. Per l'anno 2021 il Poligrafico è zecca dello Stato e metterà per la collezione numismatica 15 nuove monete. Ce ne saranno più bellissime, la prima in assoluto moneta rodiata per celebrare i 100 anni della Federazione della Pallacanestro, le monete di Dante, così come le monete di Nutella, e l'esaltazione della nostra, quindi per continuare il ciclo dell'enogastronomia, le monete dedicate al cannolo e al passito, così come al tortellino e al lambrusco. Siamo all'interno di quello che sarà a breve la galleria Zecca ed è un percorso al di sopra che ci permette di camminare guardando la produzione, essendo in una postazione di sicurezza, quindi non all'interno del blocco valori, che ci dà logicamente ci darà la sensazione di partecipare alla produzione delle monete.